military project, gentlemen. Can you state your business? Detectives, Phelps and Biggs, LAPD. We're investigating the explosion. We have reason to believe there may be a link to Hughes' aircraft. I'm sorry, I can't help you there, detective. Without authorization from military HQ, you won't be allowed onto this facility. What seems to be the problem, gentlemen? Hey, Biggs, you're not still with the LAPD. Right, so, mates. Can you help us out here? Sure. What seems to be the problem? Un amico suo. We're working the big explosion at the electroplating plant. I found a part there that belongs to one of your planes. I work head of security for Mr. Hughes now. I'll take full responsibility. Sure we can clear this up. Follow me. It's the big hangar. You can't miss it. Who is Mapes? What's his connection to Howard Hughes? Vernon Mapes used to work AdVice. Word is he runs fuckpads for Hughes' starlets. A pimp. Earl and Mapes would seem. Mapes was the role model for creeps like Earl. E poi? Cioè, credo di essere anche arrivato. Vabbè. Sì, ma... No, non ti seguiamo. Facciamo... Andiamo avanti noi. Buongiorno, signorina. Dai, andiamo. No. Eccoci qua. Fabbrica di aerei. Mr. Hughes believes so. Amazing, isn't she? So, this is the spruce girl. Jesus Christ, Biggs, you want to get me fired? Mr. Hughes hates that fucking name. It's the H4 Hercules to you. You mind answering a few questions, Mr. Biggs? Call me Vernon, kid. Fire away. Explosione. Anything about the explosion that happened at Nicholson Electroplating this morning? No more than anyone else. Heard the boom while I was shaving. Almost shit my pants. Thought it was Pearl all over. Forse sai qualcosa di più, però. But you had no personal contact with any of the employees. And you have no idea what caused the explosion. I'm in security. I handle Mr. Hughes' personal interests, if you get my meaning. I'm not directly involved in manufacturing. Okay. Okamoto. You know Tomoko Okamoto. Never heard of the broad. Why? Perché non dovrebbe, cioè perché dovrebbe conoscerla? Forse sai qualcosa di più. You don't happen to wear an LAPD tie pin, do you, Mapes? Sometimes. I have a couple of them from my days on the force. Mm-hmm. Do you know the chief chemist at Nicholson Electroplating, a Harold McClellan? I've heard of the guy. He was pitching some fancy process to the company. Eppure da come si muove sembra che sappia qualcosa di più. We know that you were sending parts to Nicholson for testing. The question is whether you were going through Nicholson or cutting your own deal with McClellan. Interesting theory, kid. How you gonna prove any of that? Beh, in realtà abbiamo trovato una cosa, abbiamo trovato uno spinner. We found a prop spinner in the wreckage. Un fidget spinner. Beh, ancora non esistevano quando è uscito questo gioco. Non dico quando è stato ambientato, ma quando proprio è uscito ancora non esisteva quella piaga che risponde al nome di fidget spinner. Thanks for your help, Mr. Mapes. Do you mind if we have a look around while we're here? Sure. Knock yourself out. Bene. Certo. Dobbiamo fare un'indagine. Che vuoi fare, hai detto? Dove? Inside dove? Inside the plane. Dobbiamo entrare nell'aereo. Questo non me l'aspettavo. Allora si entra. Frena. Olio di lino. È importante.
Ed eccoci qua. Mi ricorda un po' l'aereo di Metal Gear Solid 4. Perché è così spazioso. Ditemi che ha paura di volare. Può servire. Ok. Ah, bene, li possiamo immettere direttamente qua. Non ci sto capendo troppissimo. 76 gradi ovest. Qua. No, non è qua. 76 gradi ovest. 24 e 15. 24 e 15. Ok. Let's see where this is exactly. Bahamas. Alle Bahamas. Ok. Può essere utile questa informazione? Chi lo sa? Cosa c'è qua? Niente di utile. Apparentemente. Suppongo che possiamo scendere. Anche se il resto dell'aereo non sembra offrire granché. Non so se dobbiamo uscire. O se dobbiamo continuare a indagare. Anche se mi è venuta un attimo un'idea. C'era un'altra scala per scendere? No, non c'era, ok. Me la sono immaginata. Beh, già che sono qui, controllo di nuovo se mi sono perso qualcosa, ma... ho i miei seri dubbi in merito. Niente, infatti. Giù. E... fuori. Scenetta? Nessuna scenetta. Però ci deve essere qualcos'altro da esaminare. Solo... mi pare difficile all'interno dell'aereo, perché comunque l'abbiamo già guardato per bene. Ma ora vediamo. Questa non mi sembra utile. Dov'è il collega quando serve? Non c'è nient'altro qui. Tu che dici? L'ufficio. Ok. Nell'angolo più lontano, ma intendi in alto? Che ne so io? Se è più generico di così, maledizione, non ho centrato. Forza. Sali queste dannate scale. Poi. Questo? Presumo di sì. Cosa abbiamo qui? Niente di utile. E poi un pacco di fiammiferi. Che probabilmente non è utile. E qui una foto. That is Marie, the body McDonald. Immagino la moglie. Does Hughes have her on contract to RKO? Yeah, I bet he does. In effetti non male. Niente qui. Niente qui. Ah. Però qua c'è un'altra foto. E qui una pistola. Irrilevante. Don't think this is anything. Già. Credo che non ci sia altro. Tu che dici?
E che palle. Eh sì, cerchiamo l'hangar, vabbè. Diamo un'occhiata nell'hangar. Di qua dove si va a finire? Ah, sempre là sopra, ok. Non voglio salire. Liquido infiammabile. Ci passa. Forza! Questi motori. No. E che lo devi guardare a fare? What's the oily covering on the metal? We coat the aluminum parts in linseed oil to preserve it from oxidization. Ok. Che è quello che stavano cercando di non fare per trovare un altro metodo. Ok, quindi si torna alla centrale polizia. Ok, devo solo trovare l'uscita da questo posto. Ma avevo visto una scritta exit non troppo lontano. Avevo visto una scritta sì, vabbè. La scritta... Oddio, potrei anche salire lì sopra. Non credo che sia utile, però sono curioso adesso. Magari c'è un giornale. Che di tutti i posti dove lasciare i giornali. No, niente. Però, posso farmi un giro sull'aereo. Che cosa interessante. Altrettanto interessante è questo rumore dei passi come echeggia. Ok, dai, basta così. Fa piacere che il gioco abbia deciso di segnalarmi momentaneamente la posizione della mia macchina. Allora, l'uscita sta lì. Ah, salve. Always happy to help the department. Hey, don't I know your face from the papers? You're the cop that's stripping that German boy. I think you got the wrong guy, Vern. Grazie per avermi coperto. Però in realtà sì, sono io quello che si sbatte la tedesca. E ne vado fiero. È una bella donna del resto. Per un attimo ho pensato che questa fosse una macchina molto più figa. Però non credo di averla, infatti. A me sembra una gran bella macchina. Andiamo alla stazione di polizia. Dovresti essere contento e te la sto facendo guidare. Senti che rumore. Ok. Dove dobbiamo andare? Perché eravamo tornati qui? Dai. Any messages for me, Hopkins? I got the jitters. Not many you'd want to hear. Newspapers wanting interviews and rookies cussing you out mostly. Pinker wants you in tech services. Maybe you'll be more popular downstairs. Ma che rompimento di coglioni. Vabbè, devo solo ricordarmi come scendere. Perché c'era un modo per scendere downstairs. Non credo qui. Questa ha tutta l'aria di essere... My wife is so dumb, she's
stares at orange juice for hours. Well, it does say concentrate in the cartons. Va bene. Yeah, the bum took a swipe at me. Put him down with my sap. Io ho un vago ricordo di questo posto. Ma molto vago. Ok, mi sa che è di qua. Hey, Cole. You're not winning any popularity contests upstairs, you know. Ma dov'è che devo andare? Servizi tecnici? Ma non è qui che devo andare. E invece sì. I think you're a good cop, but I try and stay out of politics. Everybody tries to stay out of politics, Ray. Well, don't quote me on it, but I'm hoping that Parker will get the job and clean this place up. I have your photographs. You can use the magnifier. There's quite a lot of detail. Ma se è una foto mia. Very funny. I think you're right, Ray. We have our man. Ah, giusto, perché ha fatto la foto per sbaglio. Ok. Va bene, cambiamo foto. I say we bust in there and find the goddamn evidence. Bringing the watch are a match for our John Doe. Ok. The competitive bid. Can you get this over to Lockheed so we can get a name for this guy? It's already on its way. Ok, ok. Poi? Howard Hughes, millionaire, industrialist, aviator and playboy, and Vernon Mapes, ex-dirty cop and business fixer. I found a similar tie pin along with a dead guy in a fridge. Hmm. Ci sarà qualche ulteriore indizio? È finita qui? Sa che è finita qui. Vediamo il prossimo. Excellent photography, Tomiko. So Tomiko had the goods on McClellan. Ah, si è fottuta la il composto, cioè la formula. Vediamo la prossima foto. Anyone make out the street number behind him? Are you kidding? With my eyesight? Numero civico. West. Mi sa di no. Infine ultima foto, lui e la tizia che vanno insieme alla 3941. Di non si sa che cosa. Cos'è che devo individuare? Ah, ecco, la casa. Perfetto. Va bene. Cole, can you help me with a little experiment? Pure. Use the eyedropper in front of you. One drop from each of the bottles on the desk. Place the drops in the petri dish. È uno scherzo, guarda che faccia che c'ha. Vuole tipo... farà tipo un'esplosione. Pericolo. Olio di lino. Beh, abbiamo scoperto cosa ha causato l'esplosione, probabilmente. Eccolo là. Certo, uno scherzo meno pericoloso lo potevi anche fare. Just a little experiment. Can you guys knock it off? Everyone's still jumping from that bang this morning. Very funny, Ray. You just took a couple years off my life. Did the same trick to me about an hour ago. Si diverte. The stuff that caused the explosion. I think so. Acetic anhydride is almost as explosive as nitro, and when mixed with perchloric acid, it's very unstable. It needs to be cooled constantly. We used linseed oil, but you could add any organic compound to trigger an explosion. Three little drops. Yeah. And they were using a 100-gallon vat. Ovvio che c'è stata un'esplosione simile. Quindi possiamo andare?
So what next? I say we get over to the house and see what we can find. Then we see the cappello. Adesso devo solo ricordare dove è l'uscita. Tutto regolare. No, non di su. Non c'è più il mio ufficio di su. Uscita. 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 Eccoci qua. Cazzo però, mi è scomparso quell'altro indirizzo. Che brutto quando succede. Casa della fotografia. LAPD, tutti quanti con le facce a terra. Non sembra che ci sia nessuno comunque. Non è un buon segno. Sento un ticchettio che non mi piace per niente. Ma è solo l'orologio. Ho paura che tipo qua se uno accende una luce scoppia tutto, chi lo sa. Potrebbe essere una trappola. O qualcos'altro. Sicuramente non mi sento a mio agio. Indizi. Biglietto Trans World Alliance. Qualcuno che è partito. Hangstrom is flying today on TWA. Hangstrom is dead, Cole. Why leave your ticket behind? Mapes is cleaning up. E poi cos'è? Un passaporto? È un passaporto. Stati Uniti d'America, Dipartimento di Stato. Nome Oscar Engstrom. Nome della moglie se inclusa. Angelica Engstrom. Nome dei figli se inclusi. Daniel Engstrom, altezza 188, capelli neri, occhi marroni, luogo di nascita Nevada, Missouri. Data di nascita 5 agosto 1911, professione chimico. Bene, sappiamo chi è. Sappiamo anche che faccia ha. Una foto particolarmente realistica. Eccolo qua. Esattamente come immaginavo. Ma spara la bombola di gas. Perché devo sparare? Vabbè. Mi fido di quello che hai detto. E adesso? Non vedo uscite. Non vedo uscite. Ah, scaltro. Fuck. No che non ci sfugge. Bell'inseguimento. Tra l'altro si è preso la macchina che prima usavo io. Allora, levatevi. Porca troia. Oppure la sirena accesa. Dove è finito? Lì. Non andrà lontano. Me la cavo con questi inseguimenti ormai. No, cosa cazzo ho urtato? No! Che fate, vi togliete o no? Allora. Devo girare di nuovo. Toglietevi, toglietevi. Porca troia, toglietevi.
super curva strettissima e poi ce la posso fare. Si rompe questa roba, però non è andata esattamente come speravo. Sta scappando. Non lo vedo più, eccolo là. Dai che appena riesco. Cazzo. Toglietevi dal cazzo. Ah, funzionato. Funzionato particolarmente bene. Sto facendo del mio meglio. Cazzi tuoi. Comunque se l'è giocata piuttosto bene. Considerando che avrebbe dovuto finire notevolmente fuori strada, visto l'impatto che ha preso, però va bene. La macchina non funziona più. La macchina si è bloccata. La mia macchina non va. Che palle. È la prima volta che mi succede comunque. Non è ancora finita. Sta girando a sinistra. E adesso va a destra, ok. Qua è dove mi sono impantanato prima, ma non stavolta. Toglietevi, maledizione. Sinistra. Gentaglia. Ok, stavolta passiamo di qua, molto più comodo, molto più efficace. Da che parte gira? A destra. Aiuto. Benissimo. Son cazzi loro. Levatevi. Vai a sbattere contro le ruote. Sì, certo, se ci riesco volentieri. No, smettetela. No, sta scappando, è lì sotto. Lo posso raggiungere ancora. Benissimo. Non aprite gli sportelli in questo momento. Porca troia, è difficile questo inseguimento. Ah, una super macchina. Dai che ci stiamo avvicinando. Ah, è difficile perché non è fatto per essere raggiunto. Sì, certo che mi divertirò a far fuori tutti. Ah, è morto, ok. Uno. Spero che quello che ho sentito non è il rumore di una granata. Avanti, metti la testa fuori. Ok. Ah, il cappello. Credi che io non t'abbia visto, forse. Ce n'ho qualcuno alle spalle. Spero che il partner mi aiuti in questo. Guarda che ti vedo. Un altro. Dai. Spara, metti la testa fuori. Non così però. Ce ne sono ancora? Quello lì, con un mitra. Dammi il mitra. Grazie del mitra.
Adesso ci divertiamo. Non c'è nessuno. C'è un sacco di gente qua. Allora, questi mitra non sono molto precisi. Mi devo avvicinare un pochino. Dai. Perfetto. Dai, riparati. Riparati, riparati adesso, grazie. È importante urlare mentre spari con una mitragliatrice. L'ha insegnato Rambo e l'ha insegnato anche Solid Snake. Però... eccoti. Ce n'è ancora uno là sotto. E poi c'è qualcuno lì sopra. Bene, ho preso munizioni. Sono parecchi. Ricaricare. Pessimo momento per dimenticarsi di ricaricare. C'è qualcuno lì sopra. Proprio come immaginavo. Vuoto. Io da qua non vedo però. Mi devo per forza avvicinare. Ok. No. Ok. C'è qualcun altro lì. Però quello là sotto è il problema più grosso. Ok, non lo puoi colpire, va bene. Questa sicuramente ci aiuterà. Giù. Eccolo lì. No. Ma... ok. Devo solo stare attento. Ok. È ancora troppo lontano. Ma si ferma a ricaricare ogni tanto? Sì, lo prendo da dietro volentieri. Ok, sono fuori dal suo angolo di tiro. Non dovrebbe potermi colpire da qui. Devo solo capire come fare a salire lì sopra. Proviamo da qua. Non vedo scale. Di qua? Neppure. Però... no, eh? E invece sì, piano piano. Ok, non è come in GoldenEye che puoi sparare all'arma per fargli male. Benissimo. E ora mi dice che ho fallito il caso perché lo devo lasciare vivo. Mapes, Captain. He was eliminating all competitors for the process. When it went bang, he burnt down the apartment to remove all connection between Hughes and the plant. Mapes, right. I remember Vernon Mapes. The guy had good honest cops hanging their heads in shame. Glad he's finally out of commission. I don't know if it'll do you any good, Phelps. Between the spruce goose and half the city exploding, you might just have made the case of the decade. Addirittura.
Ma ho fatto molto di meglio, secondo me. Ben poco amichevole. Caso chiuso. 15 su 16, 4 su 6. Abbiamo fatto un po' di danni alle proprietà, però tutto sommato. Dimostrare che Nicholson era a conoscenza delle trame in corso nella sua azienda ti avrebbe permesso di incriminarlo. E invece no. D'accordo. Ci attende l'ultimo caso adesso, presumo. Se ho contato bene. Quindi io per il momento vi saluto anche. Spero che il video sia stato di vostro gradimento. Mi raccomando, sintonizzatevi settimana prossima, si spera, per l'ultima puntata di LA Noir. Good morning, doctor. And a good morning to you too, Elsa. You look radiant. Thank you, doctor. We haven't been seeing much of you lately, Elsa. You've been missing appointments. I'm sorry, doctor. I've been feeling much better. That's very good to hear. And what has brought about this improvement? It's the new man in my life. He's convinced me to fight my addiction. Ah, the policeman from the newspapers. How has he coped with his fall from grace? He can finally see things from a human perspective, rather than the ivory tower he created for himself. It's making him stronger. It's making me stronger helping him. You wouldn't make a bad analyst yourself, Elsa. Should we swap seats? We're both finding we have a lot to live up to. And what is that? In my case, Lou, he went through hell along with me and still came out smiling. Cole's case. His friend, Jack Kelso. Kelso? You've heard of him? No, I just like the sound of his name. Cole and Jack are working on a case together. Is Jack a policeman too? No, he works for the district attorney. What? He's a special investigator. I thought you didn't know him. I have never met the gentleman in question. He has been looking into Lou's case. Cole thinks that might be linked to some fires. Investigating. You look pale, Doctor. It's cold in here, Elsa. I think I'll close the window. Why are you looking at me like that, Elsa? You arranged for Lou to work at Elysian Fields, Doctor. Your fears are unfounded. I meet many people in my line of work. There are many ways that people can be helped. Finding them work is just one of them. I don't believe you, Doctor. I've seen you with Monroe at the club. I'm sorry that you have come to that conclusion, Elsa. I've always so enjoyed our conversation. See your future, Elsa. And Cole, the policeman. And Jack, the investigator. It's an unfortunate and grisly end. I've come to help you, Doctor. To help you cross over. All your sins will be forgiven.